Grazie, ed è una domanda aperta. La foto che avete visto di Giancarlo Brebbia con la cinepresa è una foto emblematica. Nel documento che è stato letto in apertura in questo incontro, cioè la lettera del 1962, sono state fatte delle affermazioni molto interessanti. Vivere la cinepresa come un prolungamento del proprio corpo. Allora, per capire la creatività di questo filmmaker, bisogna riflettere non solo sulla cinepresa, ma più in generale sull'oggetto tecnologico. Questo comporta una fatica, perché siamo immersi in una cultura che dell'oggetto tecnologico ha dei crampi mentali, ha delle idee diffuse. Partiamo da questo problema. Cos'è un oggetto tecnologico? Il microfono attraverso il quale io sto parlando è un oggetto tecnologico. Abbiamo due posizioni che sono molto diffuse nel senso comune, nella mentalità comune. Una posizione ci dice che questo strumento è appunto uno strumento, è neutro, che questo microfono serve a amplificare la mia voce, ma è neutro. Ed è del tutto indipendente da quello che passa attraverso il microfono. Io posso fare un discorso a favore di A o contro A, il microfono non fa altro che amplificarlo. Quindi l'oggetto tecnico è qualcosa di neutro. E poi c'è una visione esattamente opposta che dice: ma no, non è vero, nell'oggetto tecnico c'è qualcosa che lo caratterizza, in nome del quale l'oggetto non è per nulla neutro. L'oggetto tecnico ha dentro un'assiologia, ha dentro dei valori e questi valori ci condizionano. Due posizioni, possiamo anche fare degli esempi. Chi di voi ha letto la Laudatio Si, l'enciclica del Papa, molto bella, che è uscita 3 anni fa, quale delle due posizioni trova espressa? La seconda. L'oggetto tecnico è un paradigma di tecnocrazia. Questa è una posizione molto diffusa nel dibattito contemporaneo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Citiamo solo due autori, uno dei maggiori filosofi del Novecento, Heidegger, la pensa esattamente in questo modo, e uno dei maggiori filosofi italiani, Severino, la pensa esattamente in questo modo. La tecnica non può essere guardata come un oggetto neutro, la tecnica va vista come tecnocrazia. E in questo caso, se andate a leggere i testi di questi autori, vedete che tecnica viene indicata con la T maiuscola, cioè indicare qualcosa di molto importante. Di contro, la posizione opposta è la posizione che è molto diffusa, soprattutto nella riflessione economica, la quale ci dice: ma no, la tecnica è soltanto uno strumento per, ad esempio, il problema della fame nel mondo, come oggi può essere risolto, incrementando la nostra capacità di produrre. Anche se questo è un dato che, se è messo in relazione con la situazione di quanto cibo distruggiamo, già ci dice che c'è qualcosa che non va. Queste due polarità, tecnica neutra, tecnica con dentro un'assiologia, sono posizioni opposte, ovviamente, che colgono un aspetto sicuramente, ma non ci aiutano a capire la complessità dell'oggetto tecnico. E nella lettera citata in apertura del nostro incontro, abbiamo anche sentito dire una cosa che è la nostra realtà. Bisogna vivere la cinepresa, la macchina fotografica, come un prolungamento del nostro corpo. Adesso, diceva Brebbia, siamo nell'età della penna d'oca, ma si arriverà ad avere la penna come qualcosa con cui noi interagiremo attraverso la fotografia e il cinema con la realtà. È la nostra contemporaneità. I miei studenti, quando io faccio lezione, se dico qualcosa o non mi ricordo perché l'età è passata e quindi dico il tale autore ha scritto, ma non mi ricordo l'anno, un secondo intemporale mi dicono: professore, è uscito nell'anno 1622, perché usano il cellulare e hanno una risposta immediata. E con quel cellulare il premio Brebbia ha premiato dei film fatti col cellulare, sono state qualcosa di straordinario. Quella penna di cui parlava Brebbia è il nostro cellulare. Questo è il problema. Allora dobbiamo chiederci, Brebbia cosa pensa dell'oggetto tecnico? Perché dice che
L'oggetto tecnico deve essere un prolungamento. E se iniziamo a ragionare con Brebbia, ci ritroviamo in quelle due polarità che abbiamo richiamato? Tempo è breve, sarò brevissimo. No, non ci ritroviamo in quelle due polarità, ma le recuperiamo a un livello di maggior profondità. Se dovessi esprimere sinteticamente, direi che Brebbia ha un rapporto con la cinepresa, oltre a un rapporto che è evidente dalla foto che è stata proiettata prima. Quell'oggetto è messo di fianco al viso e c'è un rapporto anche affettivo, profondissimo. Ma adesso stiamo analizzando non l'aspetto, diciamo così, sentimentale, ma l'aspetto operativo, pratico. E allora dobbiamo farci una domanda, che qui possiamo rispondere agevolmente perché il dottor Dibla ci ha già ricostruito la biografia di Brebbia. Qual è stata la formazione di Brebbia? Brebbia, dal punto di vista della riflessione, è un autodidatta. E come tutti gli autodidatti, ha elementi di forza, ma anche elementi di debolezza. E leggendolo si vede molto bene. In questo caso, in questa lettera con cui si è aperto questo nostro incontro, è un elemento di forza. Perché Brebbia, da solo, io direi anche proprio per la sua, per il suo vissuto di artigiano, uomo abituato a lavorare con le mani, ha capito qualcosa che è dentro nel fare artigianale, nel fare tecnico. E cosa ha capito di questo fare tecnico e poi l'ha trasportato nel mondo del cinema, del filmmaker? Ha capito qualcosa, adesso lo esprimerò nel modo più aulico possibile, è un aspetto, non dico poco noto, direi assolutamente non conosciuto, le parole che usava un filosofo del 600, pensate, per capire la contemporaneità dobbiamo saltare indietro nel 600, inglese, il quale diceva, cos'è l'oggetto tecnico? Natura non nisi parendo, vincitur. Adesso possiamo far tradurre a qualcuno che viene dal classico, ma la traduzione letterale non ci aiuterebbe. Natura non nisi parendo, vincitur. Facciamo una traduzione libera e lo traduciamo così, esprimiamo il concetto che c'è dentro. Alla natura si comanda ubbidendole. Paradosso. Se mi consentite una battuta, un po' come avviene per noi maschi con le donne. La natura si comanda ubbidendo. Assolutamente. Così è con la natura. Perché? Perché Francis Bacon aveva capito, tanto non aveva capito la natura del pensiero scientifico, clamorosamente, quanto aveva capito la natura dell'oggetto tecnico, è il buccinatur, come si dice, della nostra civiltà, della tecnologia. Cosa ha capito Bacone? Che dentro l'oggetto tecnico c'è quella polarità duale e noi siamo gli artefici, i costruttori di un rapporto creativo. Perché comando nella misura in cui ubbidisco. Cioè, cosa faccio? Devo capire quali sono le leggi della natura per poter portare dentro la legge, che per natura la legge, come la definiva Galileo la legge? Sorda et inesorabile. Sorda et inesorabile, quindi se una legge, noi diciamo meno poeticamente, diciamo una legge è universale e necessaria. Sì, voi mi fate l'obiezione, adesso abbiamo leggi statistiche, non è un'obiezione sostanziale per questo, si può rispondere. Ma adesso concentriamoci su questo aspetto. Se la legge è sorda et inesorabile, è necessaria e universale, come cavolo faccio a metterci dentro qualcosa che viola questa universalità e questa necessità? Ecco. La virtù della tecnica è proprio questo. Rispettando quella legge ci permette di conseguire qualcosa che non è previsto dalla natura. Allora allarghiamo adesso la riflessione. L'oggetto tecnico dove si colloca? Questo microfono che sto usando dove si trova? In natura? No, non ci sono le miniere di microfoni. E si trova solo in una dimensione che è antitetica alla natura, altrettanto no, perché c'è una fisicità. Se io adesso lo volessi torcere, non funzionerebbe più. E allora iniziate a capire che l'oggetto tecnico è qualcosa di molto delicato, che si situa tra il mondo della natura, sorda et inesorabile, e il mondo della creazione, del pensiero, della creatività. Ah, ma voi mi dite, stiamo andando controcorrente rispetto a quello che insegniamo, che è il nostro senso comune e che abbiamo preso con latte in nostra madre, perché nelle scuole elementari, ancora oggi, non si dice questo, ma ci si forma naturalmente a pensare che ci sia la cultura scientifica e ci sia la cultura umanistica, come le due culture.
Ma con l'oggetto tecnico stiamo vedendo che questa immagine frana, crolla. E allora l'oggetto tecnico cos'è? L'oggetto tecnico è il punto di contatto tra la natura, sorda e inesorabile, e la libertà del pensiero umano. Crea un punto di contatto, un terzo mondo, dove queste due realtà antitetiche sono messe in contatto. E la nostra realtà, le nostre case, cosa sono oggi? Sono case, da un punto di vista tecnologico, molto ricche di sofisticazione. E già questo ci dice una cosa, che quei due pensieri da quali siamo partiti, oggetto neutro, oggetto axiologico, sono fuorvianti. Perché se no saremmo degli imbecilli a metterci in casa degli strumenti sempre più sofisticati. E anche questi autori che ho citato, Heidegger che dice «Die Wissenschaft denkt nicht», la scienza non è in grado di pensare, e Severino che ci dice la tecnocrazia, che è la T maiuscola, ormai domina il mercato, non capiscono una realtà che è dentro nella loro prassi. Perché per scrivere queste cose, Heidegger no, ma Severino sì, usano un PC normalmente. Se fosse vero, non dovrebbero usarlo. Brebbia, questo l'ha capito sulla sua pelle. E come possiamo definire questa posizione di Brebbia? C'è un termine nella nostra tradizione che ci aiuta, la posizione galileiana. Cos'è per Galileo quel cannone della lunga vista con cui ha preso un occhialino inventato in Olanda, se l'è fatto mandare al suo amico padre barnabita Paolo Sarpi, ha fatto quello che fanno tutti i bambini a 7-8 anni, l'ha aperto, l'ha smontato, ha preso una stecca di legno, ha fatto dei tagli, ha giustapposto le lenti e fin qui ha operato come qualunque bambino a 7 anni. Ma poi il suo genio, e anche qui c'è una citazione che è emersa da una lettera di Brebbia che è stata letta, quella che concludeva, provare e riprovare, che è uno slogan galileiano, ha iniziato a giustapporre i vetri, ha messo il suo collaboratore di laboratorio al punto opposto della sua stanza e ha visto che, giustapponendo le lenti in un certo modo, che non sapeva neanche lui bene quale fosse, però riusciva a vedere da qui il bottone della camicia. E poi visto, è andato a vedere vicino il bottone, ha visto che il bottone non era alterato, ha aperto la finestra, guarda, quelle cose che sto dicendo non me le sto inventando, se voi leggete il Carteggio di Galileo, che è una lettura che pochi fanno, sono 7 volumi mirabili, perché Galileo scriveva quasi quotidianamente, ricostruisce giorno per giorno le sue esperienze, ha aperto la finestra, ha guardato fuori, ha visto la gente che entrava in una chiesa, vedeva entrare e uscire senza essere visto, poi ha alzato, è sempre l'esempio di Galileo, io amo molto Galileo, guarda sul terrazzo, siamo a Padova, una serva che sta carina, che sta mettendo i panni al sole e la osserva lungamente senza essere visto ovviamente, e lo dice nella lettera. E poi il colpo di genio di alzare questo cannone a lunga vista verso il cielo di notte, posizione assolutamente geniale, e lì vede ciò che nessun uomo aveva visto prima di lui nei precedenti 5.000 anni di vita dell'uomo, possiamo dire anche 10.000 anni. E cosa vede? Cosa vede Brebbia facendo la stessa operazione con la cinepresa? Cannone a lunga vista di Galileo, il prolungamento dell'occhio. E nel 600 hanno discusso nell'università di Padova se era possibile o meno. Vi ricordate che un suo caro amico aristotelico dice: io rifiuto di guardare attraverso quelle lenti che imbalordiscono la mente, cioè quel che vedi attraverso quelle lenti è ciò che le lenti ti fanno vedere, ma non c'è. E questo è un problema, che è un problema epistemologico. Quando io studio la realtà attraverso la mediazione dello strumento tecnico, che diventa un prolungamento del mio corpo, cos'è realtà? E allora andate a Firenze a guardare, c'è ancora il cannocchiale di Galileo, e guardate Giove con quel cannocchiale, cosa vedete? I satelliti di Giove? Sì, lui ne ha visti 4, ma erano 11. Perché ne ha visti solo 4 invece di 11? Perché il potere risolutivo del cannocchiale di Galileo era basso. E la realtà allora cosa diventa? Diventa qualcosa che è legato alla tecnologia, anche per noi oggi. Cos'è la realtà? La realtà cambia il suo statuto. Perché l'oggetto tecnico non è solo un oggetto che io uso come prolungamento del corpo,
Perché questi oggetti, come abbiamo detto, non li troviamo nelle miniere dei cannocchiali o dei microfoni. È frutto, usiamola questa parola, anche se non è, è frutto del nostro lavoro. Ma lavoro vuol dire anche intelligenza, vuol dire anche creatività. Chi di voi si diletta di storia e tecnologia? Ad esempio si fa una domanda, io sono motociclista da quando ho 14 anni, e si va a chiedere quando è stato introdotto il cambio a pedale nelle moto. E fino a tutti gli anni 30 del secolo scorso il cambio era a serbatoio. Io ho una bellissima Bianchi 500, quella che l'esercito italiano ha usato in Africa, che ha il cambio a serbatoio. E come è stato inventato il cambio a pedale? Dentro nelle fabbriche, dando un premio di produzione a quell'operaio intelligente che a un certo punto ha avuto l'idea di risolvere quel problema con una basculla messa a piede. Innovazione che è stato un turning point. Da quel momento in poi tutte le moto hanno avuto il cambio. La tecnologia è legata strettamente alla creatività, all'intelligenza, polo dell'idea, della creatività, ed è legata anche all'altro polo, il lavoro. E il lavoro cos'è? Chi di voi ha lavorato e ha fatto soprattutto un lavoro materiale lo sa benissimo. Lo sapevano anche i greci, che dicevano il lavoro è banausico, è degno degli schiavi, perché il lavorare fa sudare. Ma perché sudo nel lavoro? Perché incontro la resistenza del mondo, della realtà. Ed è ma cos'è questa resistenza in realtà? Le leggi sorde e inesorabili. Ma la mia intelligenza è il saper comandare quelle leggi ubbidendo loro, capirle per piegarle a che cosa? Ai nostri telos, ai nostri scopi. Quindi Brebbia è galileiano in questo senso, vive l'oggetto tecnologico con questa consapevolezza e ci è arrivato da solo, ci è arrivato attraverso la sua esperienza di artigiano, ci è arrivato attraverso la sua intelligenza, ma ha capito un punto che nella cultura contemporanea attuale, 2018, pensate, vi ho citato alcuni dei massimi esponenti della riflessione filosofica, perché io mi occupo di filosofia, Heidegger, che è stato un faro, per me non molto perché ha un difettuccio di essere un nazista, e i nazisti non mi sono stati mai molto simpatici, e sono in questo debitore di un'immagine sfolgorante di uno storico dell'arte, come Raghianti, il liberatore di Firenze, che disse appunto, lei ha conosciuto professore Heidegger? Sì, l'ho conosciuto, risponde Raghianti, un uomo piccolino, grassoccio, sudaticcio, una pausa di qualche secondo, e nazista. Detto questo a Varese, a un giovane di 15 anni, questo impressionò molto. Ma leggendo Heidegger voi ritrovate proprio questo. E soprattutto ritrovate la non comprensione della complessità dell'oggetto tecnico. Galileo, quando scrive, dopo essere stato condannato al suo capolavoro, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno ad un nuove scienze che esce a Leida, da Elsevier, anonimo, nel 1638, il suo capolavoro. Se non l'avesse scritto lo ricorderemmo come una vittima del Tribunale Inquisizione, uno che ha fatto propaganda come Giordano Bruno per la teoria copernicana, non come un grande scienziato, ma in quell'opera lui pone le basi di quello che ancora oggi si insegna nel biennio di qualunque serio politecnico nel mondo occidentale. Cioè la scienza del moto e la scienza della resistenza della materia. Bene. Galileo decide di aprire il suo capolavoro con 10 righe straordinarie, che sono un elogio del cantiere di voi, signori di Venezia, l'arsenale di Venezia. Perché lì, dice Galileo, andando a parlare con gli uomini specialisti, cioè i proti, gli operai specializzati, e nella parte in particolare che meccanica si domanda, lì c'è ampio campo di riflessione, di pensiero, per gli ingegni che sappiano riflettere. Sono parole di Galileo. Ma vi rendete conto lo sforzo e il carattere anche esplosivo? Io, Galileo, se voglio approfondire la riflessione, non devo andare a parlare con il mio collega d'università, che è di fianco alla mia porta, ma devo andare a parlare con i proti, gli operai specializzati che lavorano negli arsenali di Venezia, che allora fornivano i galeoni, un'invincibile armata, in tutta Europa tirava quell'economia. E in particolare mi stimola la riflessione la parte che meccanica si domanda. Fatevi solo una domanda. Qual è la semantica
il significato del termine meccanico. Prendetelo anche negli autori che hanno più vicinanza. Prendete Manzoni. Tutti noi abbiamo letto, almeno per dovere scolastico, un libro straordinario, I Promessi Sposi. L'eroe di questo romanzo chi è? Renzo, Tramaglino, con tutte le sue vicende. E che lavoro fa? È un tessitore, lavora un... Come lo presenta Manzoni? È il suo eroe, vil meccanico. Perché associamo vile a meccanico? Galileo dice la parte che più mi fa pensare è quella meccanica. La nostra tradizione dice vil meccanico. Ecco, riflettete, io vi voglio porre solo un problema. Brebbia, quando scrive dobbiamo vivere la cinepresa come prolungamento del nostro corpo, è galileista e ha capito che la tecnica, frutto del lavoro dell'intelligenza umana, è un elemento di civiltà, è figlio della civiltà moderna. E lo chiuderò con una battuta di Bertrand Russell, che ritengo vera. Tra i secoli di pensiero, oggi noi diciamo tecnico-scientifico, hanno più cambiato il mondo che 4.000 anni di cultura prescientifica. E questo è vero, è un pugno, un cazzotto nello stomaco, ma è vero. Questo non vuol dire che non ci sono problemi, ma vuol dire che questa contrapposizione tra le due culture è obsoleta, vecchia. Già nel 600 Galileo l'aveva capito, Francis Bacon l'aveva capito, anche Brebbia l'aveva capito benissimo. Grazie.